amichevole degli azzurri, tornerà a parlare quindi anche Luciano Spalletti, parleremo anche di mondiale in Marte Sport Live. Sigla! Ben ritrovati amici sportivi, amici tifosi del Napoli all'ascolto e non marziani in questo momento sintonizzati sulla radio giusta. Ben ritrovati da Massimo D'Alessandro, un saluto anche da Gigi Soriani in regia. Ragionavamo a microfoni spenti io e Gigi, e insomma, com'è cambiata fortunatamente tutta la situation, no? Cioè siamo un po' tutti quanti raffreddati in questo periodo qui, però quasi nessuno più pensa al Covid, pensa al discorso, ma il tampone te lo sei fatto, non te lo sei fatto, vabbè. Parliamo di calcio, mondiale, qualificata anche la Croazia per i quarti, qualificato anche il Brasile. La Croazia ieri pomeriggio ha eliminato il Giappone, calci di rigore dopo l'1-1, spietato soprattutto il portiere della Croazia, dispiace un po' per la simpatica squadra e anche ben organizzata squadra giapponese. Troppo Brasile invece per la Corea del Sud di Kim, 4-1, facile per la squadra brasiliana, insomma ha ballato anche il CT Tite, ne parleremo nel corso del programma. Oggi in programma gli ultimi due ottavi, alle 16 Marocco-Spagna, alle 20 Portogallo-Svizzera. Allenamento invece al l'albergo dove alloggia il Napoli, caro Manuel Guardasole, inviato di Calcio Napoli 24 TV e punto it. Caro Manuel, buongiorno. Buongiorno a te Massimo, Regnum Caria. Esatto, sulla pronuncia non volevo, già ne faccio parecchi, commettere errori. Regnum Caria, dove oggi il Napoli ha sostenuto un allenamento a porte aperte, confermi? Esatto. Hai sbirciato un po'? Abbiamo potuto riprendere anche con le nostre telecamere la prima metà dell'allenamento, chiaramente lasciando spazio a Luciano Spalletti di preparare la seduta tattica finale con la partitina, che chiaramente non abbiamo potuto mostrare a tutti, però la prima parte secondo me ha dato già tantissime indicazioni. Innanzitutto finalmente possiamo anche un po' dire quello che sentivamo nelle scorse sedute, ma che non potevamo raccontare perché chiaramente erano a porte chiuse, ma oggi Spalletti è tornato a battere forte sul tasto, ovvero le gambe e la palla devono andare sempre forti, devono girare sempre ad alta velocità, perché così gli avversari davvero non ci prendono mai. E su questo che insiste Luciano Spalletti con la squadra, e devo dire molti si aspettavano sedute più atletiche, sai, come una seconda parte di ritiro, ma invece il mister sta lavorando tanto sulla testa dei ragazzi, sta lavorando tantissimo col pallone e mi sembra davvero che voglia ritrovare quanto prima il ritmo con cui Napoli ha terminato la prima metà di stagione. Insomma, molto. Ti interrompo solo per sottolineare una cosa che sembra banale, però è meglio sottolinearla, che Manuel in questo momento insieme al collega Russo è in Turchia al seguito del Napoli, inviato di Calcio Napoli 24 e al Regnum Caria. E mentre parlavi, caro Manuel, io mi stavo guardando, che in realtà lo sto facendo ancora adesso, le immagini dell'allenamento di questa mattina del Napoli, ecco la tecnologia che cosa può, praticamente quasi in tempo reale pubblicate su calcionapoli24.it le immagini, una parte dell'allenamento di questa mattina che avete ripreso. Vedo un Osimhen in perfetta forma, vedo i giocatori indossare però tute con le maniche lunghe, quindi segno che la temperatura però non è altissima da quelle parti, mi confermi? Ma guarda Massimo, io sono in camicia di lino tra l'altro. Stamattina al campo faceva discretamente caldo, c'è qualche azzurro che indossava la tenuta, diciamo, non dico invernale, però è chiaramente tutto pesante. Esatto. Però il clima è perfetto, è molto simile a quello che incontriamo a Di Maro nelle sedute mattutine, quindi quello è il clima e devo dire che è molto molto piacevole. È quello proprio giusto, no? Per lavorare sul campo. Sì. Senti, Manuel, domani il Napoli affronta la prima di queste due amichevoli. Voi tra l'altro avete intervistato l'allenatore del Antalyaspor proprio ieri, e domani mi ricordi a che ora, orario locale, ci sarà questa amichevole degli azzurri?
Sì, 20 e 30 locali, 20 e 45, scusami, locali 18 e 45. 18 e 45. Veramente italiane, sì. Ecco, ricordiamo allo anche... stadio dell'Antalya, è l'unica gara che si giocherà all'esterno del Regnum Caria. Poi l'ultima, quella con la Crystal Palace, si giocherà sullo stesso campo. Che immagino anche per ragioni legate all'affluenza di pubblico, perché il campo del resort ha una tribuna, ma trattasi di tribuna piccolina, ad Antalya sarà un campo ospitare con maggiore possibilità di pubblico. Sì, tra l'altro con biglietti ad un euro. Biglietti a un euro, figuriamoci. Volevo dire una cosa, che i tifosi del Napoli, qualora lo volessero, potranno vedere questa partita su DAZN, per chi ha, diciamo, il pacchetto, anche a pagamento su Sky. Chiaramente tutti gli approfondimenti pre e post su Radio Marte, su Calcio Napoli 24, insomma, come potremo, informeremo su questa amichevole del Napoli. Così, avendo tu, Manuel, seguito l'allenamento questa mattina, secondo te affronterà con quale formazione? Se già nelle condizioni di poter immaginare, sì, un 11 base? Sì, domattina faranno, a quanto ci è stato detto, non chiamiamo la rifinitura l'allenamento piuttosto blando. Diciamo che quelli di oggi, di stamattina, presumibilmente di oggi pomeriggio, possono dare delle piccole indicazioni. Ma delle immagini che tu stai vedendo e che potete tranquillamente vedere su YouTube, quelli in giallo mi sembravano più simili ai titolari, quindi con Lobotka, quindi con Elmas, e poi c'è lo spunto che potrebbe essere la copresenza di Raspadori e Osimhen. Non sappiamo se dal primo minuto a gara in corso, però sono stati provati insieme, sono stati provati nello stretto, e quindi potrebbe essere questa un'indicazione. A centrocampo, ti dicevo, c'erano Lobotka ed Elmas, davanti Politano, Osimhen, Raspadori. Provato in questa squadra anche il giovane Spavone, insomma, ha mischiato un po' le carte, però l'indicazione sicuramente può essere la copresenza di Osimhen e Raspadori, che è qualcosa che solo in un mese così di amichevoli e dove c'hai tutta la tranquillità di poter provare qualcosa di diverso, puoi farlo con la massima serenità. Potrebbe essere questa un'indicazione. Dall'altro lato c'erano Zerbin, Simeone e Kvaratskhelia davanti. Beh, è una delle possibili soluzioni offensive, per carità, di cose che magari proprio in questi test qui, no, vanno provati, vanno messi i giocatori alla prova per verificare un pochino innanzitutto la condizione fisica, che mi sembra essenziale. Ragazzi, tra meno di un mese ci siamo, insomma, questa tanto temuta, chiacchierata pausa per il mondiale, insomma, oramai manca un mese, sarà già consumata addirittura la partita contro l'Inter. Manuel, io nel ringraziarti rimando tutti i nostri radioascoltatori agli approfondimenti su Calcio Napoli 24 TV e.it naturalmente, ma tanto già ce l'hanno il sito tra i preferiti, ci mancherebbe altro. Se non hai altro da aggiungere a favore dei nostri radioascoltatori in questo momento. Ti ringrazio. No, tu dicevi bene, fra un mese c'è la ripresa, e chissà che fra un mese c'è la ripresa e quindi può andare in tutta calma il Rachmani che neanche stamattina abbiamo visto in campo, ma sappiamo che è perfettamente in condizione. È chiaro che avendo un mese a disposizione il Napoli non rischia nulla, e quindi lavora con personalizzato, talvolta personalizzato sul campo, di fatto non prende parte alle esercitazioni tattiche e alle partitelle, però nessun dubbio sulle sue condizioni. Nel frattempo stavo guardando anche le immagini su internet dello stadio che ospiterà domani questa amichevole, ricordiamo 18:45, Napoli contro Antalya Sport, e il Corendon Airlines Park di Antalya, per l'appunto 32.000 rotti posti a sedere, uno stadio multiuso appunto della città turca. Vedo sedioline esterno bianco e rosso, mi sembra uno stadio di quelli moderni, molto molto bello, con la copertura molto molto moderno, accorsato, beati loro. Manuel, intanto grazie davvero per tutte queste informazioni e buon lavoro.
Grazie a voi, sempre buon proseguimento. Grazie a Manuel Guardasole, Calcio Napoli 24. Noi ci fermiamo. Poi, allora, in diretta con noi tra pochissimo il collega della Gazzetta Gianluca Monti, ma anche mister Dario Marcolin. E poi dalle 13:35 circa il filo diretto con protagonista Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, nostro talent. Quindi tenete a portata di mano lo 081 636 3663, il numero giusto da chiamare per interagire con Antonio Giordano. Giordano, non subito, tra un po', a dopo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Allora, parliamo un po' di mondiali. Vi ricordo ancora le 16 Marocco-Spagna, le 20 Portogallo-Svizzera, che andranno così a completare il quadro degli ottavi di finale. Le squadre vincenti di questi due match poi si sfideranno nei quarti, nella parte destra del tabellone, quella per intenderci occupato già da un altro quarto importantissimo che si giocherà sabato 20, vale a dire Inghilterra-Francia. Dall'altro lato del tabellone del torneo catariota, Olanda-Argentina venerdì alle 20 Croazia Brasile. Fateci sapere che cosa ne pensate, quale sarà ad esempio la finale, insomma è complicato. Io, a proposito di mondiale, oggi ho letto con grande attenzione la Gazzetta dello Sport, Gazzetta dello Sport, pagina 8 e 9, il collega Bianchin, che segnala una cosa che, devo dire, i numeri palese questa tra virgolette sentenza, appunto dai numeri che emergono, cioè che Kylian Mbappé è il più forte calciatore di tutti i tempi a 23 anni. Lo dicono quello. Tra poco ne parliamo subito. Innanzitutto introducendo Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport. Ciao Gianluca. Buongiorno Massimo. Ciao, ben ritrovato. Tra un po' avremo anche un altro ospite collegato. Questa è una indicazione per Soriani. Ecco, allora dicevo, ognuno può pensarla poi come vuole, però i numeri dicono che questo calciatore, Kylian Mbappé per l'appunto, a 23 anni ha già vinto una Coppa del Mondo. Alla sua età è vero, Pelé ne aveva già vinte due, 58 e 62, Ronaldo anche, soprannominato il fenomeno, ne aveva vinta una, ma ad esempio non avevano vinto ancora niente, o meglio, non avevano vinto una Coppa del Mondo né Cruyff, né Maradona, né Cristiano Ronaldo, né Lionel Messi, che non l'ha vinta in assoluto. Mbappé ha giocato già 11 partite ai mondiali, più di tutti quanti gli altri competitor che ho nominato, ha già fatto 9 gol ai mondiali, più di tutti quanti gli altri. Pelé ne aveva fatta alla sua età 7, Ronaldo 4, Maradona appena 2, ha vinto tantissimi trofei con il club, uno in meno di Messi, 13 contro 14, per intenderci Maradona fino a 23 anni aveva vinto soltanto 4 trofei, e guardando i gol in nazionale ha segnato addirittura il doppio di Messi. Mbappé, 33 gol, più del doppio di Messi, che si è fermato a quota 16. Numeri impressionanti. Certo, è da capire, no, se poi i gol come i trofei si contano o si pesano. Si contano, è assolutamente vero il ragionamento che fai tu. Se si pesano, magari uno inizia a ricordare, faccio per dire, che Maradona non è stato convocato per, certo, il mondiale del 78, cioè la sorpresa generale, perché poi seppur 18enne era già considerato un fenomeno assoluto. Però ricordiamo, mondiale che si gioca in casa, che l'Argentina di Menotti vinse, e Maradona a sorpresa, giovanissimo, non fu convocato e fu mandato tra virgolette a vincere il campionato del mondo di categoria dei giovani in Giappone. Esattamente, del quale tra l'altro si vedono ancora su YouTube immagini strabilianti di quello che faceva l'allora giovanissimo Maradona in quel mondiale under 20, credo. Sì. Detto ciò, Mbappé è molto 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 forte, questo non c'è bisogno che lo dico io, ma soprattutto è il giocatore che dà la sensazione di poter in qualche modo, no, raccogliere l'eredità di Messi e di Ronaldo, probabilmente, mi viene da dire, in una sfida a due con Erik Haaland, cioè
anche il calcio, come per certi aspetti il tennis, no, vive di queste grandi rivalità. Ne abbiamo avuta una splendida tra Federer e Djokovic, pardon, tra Federer e Nadal, nella quale poi si è inserito Djokovic. Credo che il calcio abbia bisogno di nuovi eroi, Mbappé è uno di questi sicuramente, perché poi è il calciatore moderno per definizione, perché è grande tecnica in velocità. Oggi non puoi prescindere da una fisicità importante, e lui ne è ovviamente dotato. Si sta esprimendo. Ha raggiunto i 35 km orari in una delle sue azioni al mondiale. Ci ha raggiunti, ti interrompo Gianluca soltanto per introdurre Dario Marcolin. Ciao mister. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao. Sentivi Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport in preascolto. Ha detto una grande verità su Mbappé. Aggiungo che Gianluca, ti ruberò questa cosa, che è il nuovo, diciamo, tra Ronaldo e Messi, è il nuovo giocatore moderno, no? Che fa tutto. Questa mi piace come definizione, perché poi è la verità, no? Cioè, è il nuovo che avanza. Beh, a proposito di dualismi, siamo già entrati quindi nel dualismo Mbappé-Holland? Ci siamo già dentro? Peccato che... Dario? Sì, sì, Dario, a te. Beh, secondo me Mbappé ha qualcosa in più. Holland è un giocatore più fisico, più cattivo davanti alla porta. È vero che la sua età ti fa pensare a qualcosa di straordinario per il suo futuro. Secondo me Mbappé è un pochino più completo, cioè quella famosa tecnica in velocità e quella fisicità, e il fatto che comunque ti prende la palla a centrocampo, ti salta tre uomini e arriva davanti alla porta. Ti ha dimostrato negli ultimi gol della Francia che fa gol da una parte e fa gol anche sul palo lontano, quindi cioè c'ha mille modi per andare in gol. Beh, ricordiamo, Holland c'ha un anno in meno rispetto a Mbappé, che potrebbe raggiungere Pelé della Francia, dovesse la Francia vincere anche questo mondiale qui. Senti Gianluca, ma tu ti esprimi sul giocatore più forte in questo momento in attività, e Mbappé è quello di cui stiamo parlando? Se dovessi sceglierne uno, io scelgo Mbappé, perché appunto, come diceva Dario, rispetto magari a Haaland, ha anche caratteristiche che rubano un po' di più l'occhio, no? Perché Haaland te lo ruba con i gol l'occhio, Mbappé te lo ruba anche con le giocate magari a 30-40 metri dalla porta, per poi andare a puntare magari la porta stessa. L'unico punto interrogativo, tra virgolette, che possiamo ancora avere sulle capacità indiscutibili di Mbappé è il fatto che magari a livello di campionato non si è mai confrontato al di fuori della Francia. La grande capacità di Erik Haaland fin qui è stata quella di fare benissimo in Germania, adesso fare benissimo in Inghilterra. Quando affronti un calcio diverso devi anche poi in qualche modo digerirlo. Haaland ha avuto dei tempi di inserimento nella Premier League velocissimi. Sarei curioso, ecco, di vedere Mbappé chissà in Spagna, magari, visto che il Real Madrid lo ha sempre corteggiato, piuttosto che in Inghilterra, per capire sulle 38 partite, ecco, sul campionato lungo, quale sarebbe l'impatto di Mbappé in una di queste leghe. Dario, è Mbappé il giocatore in attività più forte? Io ad esempio, ma stiamo parlando di giocatori in attività, quindi non in assoluto, io resto ancora legato al modello maradoniano e quindi a Messi, anche se oggettivamente un po' avanti con gli anni, però gli riconosco una classe, una forza pazzesca. Guarda, secondo me in questo momento Mbappé è leggermente più determinante, no? Allora, Leo Messi fa grandi giocate, però abbastanza estemporanee, nel senso abbastanza nei due secondi, nei tre secondi. Mbappé è un po' più lungo. Quando io vedo Mbappé mi sembra di vedere Ronaldo, il fenomeno del Barcellona, te lo ricordi? Quando partiva 1-2-3 in velocità, perché il vero Ronaldo è stato tra l'ultimo anno del Barcellona e il primo dell'Inter, e quello era stato fantastico. Mbappé secondo me riprende un po' quella tipologia, e lo vedo più, è ovvio l'età è diversa, perché stiamo parlando di due concetti diversi. Messi è più geniale, mentre Mbappé è più completo, però forse Mbappé in questo momento ha qualcosa in più. Cioè, possiamo dividere in due macro gruppi questi fuoriclasse, quindi Holland, Ronaldo il fenomeno, Mbappé, Ronaldo il fenomeno, ma anche Cristiano Ronaldo e quella tipologia di giocatore lì, o sbaglio? Per me è più simile a Haaland per certi versi, Cristiano Ronaldo, nel senso, alla fine la vera differenza l'ha fatta da centro avanti. Nasce esterno, però poi
con questa grande forza fisica, secondo me Haaland e Cristiano Ronaldo sono tra virgolette più vicini, come sono più vicini Mbappé e il Ronaldo vero, dico io, che sinceramente credo che di tutti questi poi era il più forte in assoluto. Ha ballato poco per via degli infortuni, ma era il più forte in assoluto. Ecco, ma Dario, quanto penalizza questo fenomeno che si chiama Erling Haaland, il fatto che è norvegese, che appartiene dunque a una nazione che, insomma, meno di cose clamorose, difficilmente potrà vincere nei prossimi anni qualcosa? Ci metto dentro anche, scusatemi, ma mi permetto, ci metto dentro anche Kvaratskhelia, che è georgiano, anche lui. Sarebbe stato bello vederlo ad esempio al mondiale, mi sa che capiterà, allora, poche volte, insomma, in futuro, glielo auguriamo, guarda, chiaramente. Mi hai tolto il pensiero, perché ci pensavo oggi a Kvaratskhelia, no? Oggi stavo guardando su Instagram, che mi hanno creato un profilo a parte, no? Il suo, che è comunque Kvaratskhelia fan e tutto così, e fanno vedere proprio questo fatto che lui con la nazionale viene un po' penalizzato, nel senso che comunque non essendo, cioè è un grande, ma non ha una nazionale che lo può accompagnare come grande nazionale. Lo stesso vale per Haaland, che è un giocatore forte. Gianluca diceva una cosa importante: affermarsi in due campionati difficili è segno che un giocatore c'è, che la qualità c'è. Aggiungo solo che ha avuto la fortuna probabilmente di avere una squadra che gioca per lui, nel senso che Manchester City costruisce almeno 35-40 palle gol a partita, e su quelle ha un terminale offensivo come lui che beneficia, no? Tra la fisicità, tra il fatto di essere presente in area, però sono molto penalizzati a livello europeo per le nazionali, cioè dovrebbero nascere uno in Brasile e uno in Argentina o magari in Italia, però ci sono degli esempi di giocatori che sono stati comunque grandissimi pur non appartenendo a grandi squadre nazionali. Penso a Ibrahimovic, riconosciuto a livello globale pur giocando le competizioni internazionali della Svezia. Un altro era Hugo Sanchez molti anni fa, chi se lo ricorda? Ve lo ricordate? Messicano, fenomeno. Giocato tanti anni al Real Madrid, eppure si è affermato in Europa pur non appartenendo, non potendo giocare i mondiali ad alto livello. Gianluca, tu sei giovane, te lo ricordi? No, Sanchez? Non mi ricordo, sono giovane per modo di dire, che ormai fenomeno, anche io. Mamma mia, centravanti d'aria di rigore come pochi, sinceramente. Ma faccio una riflessione, la giro a Dario con grande piacere. Cioè, Hugo Sanchez, parliamo anche del mondiale in Messico del 1986. Si è sempre detto, ed è vero, che Diego Armando Maradona ha portato a vincere il mondiale un'Argentina veramente mediocre. Ma se quella era mediocre, questa è veramente scarsa. Cioè, il calcio è cambiato, per carità, ma Alvarez, tanto celebrato, secondo me fa fatica a portare la borsa a Pedro Pablo Pasculli, cioè se deve nell'Argentina Acuña o McAllister, ma mi vengono i brividi. Cioè, poi per carità, Messi non sarà mai Maradona, ma chiedo a Messi di vincere il mondiale con quattro onesti pedatori è veramente dura. La penso assolutissimamente come Monti. Dario? No, è vero, beh, quella era un'Argentina straordinaria. Tra l'altro passa in televisione in questo momento, c'è lo speciale Diego Armando Maradona che ho visto, perché lo speciale ti racconta dei mondiali dell'86 quando lui ha vinto completamente, non da solo, però con giocatori che poi lo hanno accompagnato nella sua porta, ma che avevano un valore differente. Cioè, quella era un'Argentina stratosferica coronata da Diego Armando Maradona, quindi sì, non ha niente a che vedere con questa, assolutamente. Scusate, domanda per entrambi, ma è davvero Super Brasile oppure ha avuto un percorso piuttosto facile, girone, livello di difficoltà, diciamo, medio-basso, anche l'ottavo di finale contro la Sud Corea, non granché, che mi dite? Guarda, posso... Come no, dai. Posso darti io una definizione, certo, importante? Allora, io, per me la finale è Francia-Brasile. Ti dico Brasile, lo dico da un po', perché allora, quattro partite hanno preso due gol, hanno fatto tantissimi gol, è una squadra che solida difensiva, vai a prendere i giocatori che ci sono, da Thiago Silva, Danilo e tanti altri, no? Davanti alla difesa c'è un giocatore fantastico, che è Casemiro, che è un giocatore che gli dà quell'equilibrio, e poi ha la fantasia davanti. C'è una squadra, oggi la vedo la più completa di tutti, perché non è un Brasile allattato che tu dici e danzano sulla palla, no, è solido,
cioè è anche pratico in difesa, perché poi c'è pure Marquinhos dietro, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Alessandro, cioè più davanti Casemiro, cioè, cominciano a essere abbastanza strutturati per arrivare in fondo. Allora, tu dici Francia-Brasile per Gianluca, detto che oggi, insomma, a meno di cose clamorose, dovrebbero passare Spagna e Portogallo e dunque realizzare un quarto di finale della penisola iberica. Che dici, Gianluca? Quale sarà la allora, finale per te? Occhio al Marocco, che è una gran bella squadra, e quindi sarà secondo me un bell'ottavo quello con la Spagna, però va detto anche che il mondiale delle sorprese, perché è stato il mondiale delle sorprese, si è poi fermato in qualche modo, certo. No, agli ottavi, alla fine poi i valori stanno venendo fuori, dai, ho fatto un ragionamento assolutamente condivisibile sul Brasile, la Francia è molto forte, la finale potrebbe anche essere quella. Ripeto, ma veramente deluso tanto l'Argentina, che ha fatto fatica anche negli ottavi, rischiando poi la beffa con l'Australia. Mi aspettavo qualcosa in più dalla Celeste. Come tutti, credo, qui a Napoli la guardiamo con un occhio particolare, e sono sincero, anche la mancata convocazione di Simeone mi ha un po' stupito, perché vedendo quello che poi è l'utilizzo che Scaloni sta facendo di Martinez, di Lautaro Martinez e dello stesso Dybala, onestamente credo il miglior subentrante di Simeone non ci fosse. È stato molto interessante questo incrocio. Grazie a Dario Marcolin. Grazie, ciao mister. Grazie Massimo, ciao Gianluca. Un abbraccio, ciao, grazie. Grazie a Gianluca Monti, ti leggiamo sulla Gazzetta. Ciao Gianlu. Lavoro. Grazie. Pubblicità, poi Antonio Giordano, il filo diretto, il numero da chiamare è lo 0811-6363-63. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. E allora eccoci rientrati in diretta, insomma ci accorgiamo chiaramente dalla quantità di messaggi WhatsApp arrivati in redazione che vi ha preso questo discorso del 23enne più forte non al mondo ma di tutti i tempi, che sarebbe Kylian Mbappé, almeno a giudicare dai numeri, dai numeri di trofei vinti con il club, le presenze in nazionale, le partite giocate già a 23 anni ai mondiali, ha già vinto una Coppa del Mondo. E a proposito di mondiale, ci chiede questo amico se potrebbe così verificarsi un incrocio in finale tra Brasile e Argentina. La risposta è no, perché sia Brasile che Argentina sono nel lato sinistro del tabellone. Ricordiamo stasera Marocco-Spagna e Portogallo-Svizzera per completare gli ottavi, ma i quarti cominciano parte sinistra del tabellone venerdì con Olanda-Argentina e Croazia-Brasile. Le vincenti si sfidano in semifinale. Dall'altro lato Inghilterra-Francia, sfida si giocherà sabato, e presumibilmente Spagna-Portogallo lo stesso giorno. Mi sbaglio, Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport, con noi in diretta, caro Antonio. Ma se vuoi farmi fare della figuraccia hai cominciato bene, non lo so. Ma Marocco, Spagna e Portogallo, Svizzera, insomma, sì, dico, quello oggi questo, no, sì. Dico sul Portogallo batte la Svizzera, ma poi a me sta Svizzera non è esattamente che ci ha eliminati a noi, io proprio veramente non lo so. Ma non dispiace come squadra, sì. Sostanzialmente poi è chiaro che non è il Brasile, non è la Francia, non è neanche la Spagna, però è una squadra che non lo so, ha consistenza, una serie di buoni giocatori, certo noi sulla carta eravamo più forti e sul campo invece siamo usciti. Io già mi immagino, è un sogno che sto facendo, con il Corriere dello Sport aperto, intento a leggere un tuo articolo che celebra la vigilia di una finale del mondiale tra Messi e Cristiano Ronaldo. Me lo gusterei tutto. No, non ci credo. Argentina-Portogallo, non si può fare. Sì, per me la finale è Francia-Brasile. Per me, poi è chiaro che essendo un pronostico è destinato ad essere sbagliato. Però sono quelle che mi hanno riempito di più. Io sono innamorato di Mbappé, è una cosa banalissima, insomma. Per me c'è tutto, c'è la forza fisica, c'è anche l'eleganza. Cioè riesce a fare con una potenza muscolare quello che gli umani non si possono permettere, e anche a contaminarti, perché ti lascia dentro qualcosa dal punto di vista calcistico, scanzonato, straripante, insomma
è veramente impressionante. Non so quello che diventerà, non lo possiamo sapere, non mi piacciono neanche i paragoni. Continuo a ritenere che fin quando vivrò perlomeno almeno altri 40 anni, almeno nascerà un altro Diego e quindi tutti gli altri verranno dopo, però se i numeri contano, questo fa cose che se ne scorda. È vero, è pazzesco. Senti Antonio, noi abbiamo la pubblicità, prima però dopo la pubblicità le telefonate ai nostri amici allo 081 636 363, quelli che intendono chiederti qualcosa o interagire con te in onda in diretta su Marte. Prima però una rapidissima riflessione su questi primi giorni di ritiro turco del Napoli ad Antalya, domani la prima amichevole, ore 18:45 italiane, ricordiamo la diretta sia su Zone che su Sky Sport, con delle prove di coppia d'attaccanti Osimhen Raspadori, che erano diciamo francamente abbastanza nell'aria, che presumibilmente domani, meglio Spalletti, proporrà contro l'Antalya Sport. Ma credo che abbia il valore di un ritiro più o meno, di un ritiro diverso, perché vai a lavorare su quello che hai fatto appena 3 mesi prima e cerchi delle innovazioni, eventualmente ce ne possono essere, e non voglio alterare l'atteggiamento tattico della squadra. Sono delle soluzioni che gli allenatori sfruttano, e quelli bravi come Spalletti, come altri anche, sfruttano meglio. È una condizione nuova, non conosciamo questa dimensione, e quindi sarà una scoperta. Però si lavora molto su quello che è già stato creato. Io alla fine credo che non cambi niente. Penso che non cambi granché. Ecco. Però hai la possibilità di mettere assieme 2 giocatori che si possono completare tra di loro. Tanta qualità. Tanta qualità effettivamente. Antonio, ci fermiamo, come detto un pizzico di pubblicità, poi il filo diretto con te protagonista, i nostri ascoltatori a chiederti del Napoli o del Mondiale, chissà, ne parliamo dopo la pubblicità. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. 51 minuti dopo le 13, ultima curva di Marte Sport Live, da Alessandro in studio Antonio Giordano, il Corriere dello Sport, filo diretto da questo momento, 081 636 363 è il numero da chiamare per interagire con Antonio, con noi. Antonio, ci sei, vero? E chi si è mosso? Eccoci. Senti, manca meno di un mese, te ne sei accorto? Sì. Abbiamo fatto, come direbbe Alessandro, l'ultima curva. È l'ultima curva. Però è il rush finale, ci siamo. Però scusa, adesso col sorriso sulle labbra, una domandina sul caos Juve te la devo per forza fare. Insomma, il calcio italiano travolto per l'ennesima volta da uno scandalo, guarda caso c'è ancora la Juventus, ma non volendo fare... diciamo metterci dentro l'argomento tifo, antipatie e robe del genere, però francamente è curioso che c'è sempre la Juve negli ultimi scandali del calcio italiano. Sì, no, non ci appartiene come osservatori del mondo del calcio alcun tipo di schieramento che sia precostituito. Si prende atto di una situazione veramente incresciosa, clamorosa, in cui troppe cose sono accadute che chiaramente devono essere valutati dalla magistratura, e quindi avverrà nel pieno rispetto delle regole e delle leggi, e vedremo quello che accadrà. Anche il mondo del calcio che però deve darsi una mossa, che deve vigilare perché certe cose non accadono, e soprattutto deve colmare dei vuoti legislativi che sono, secondo me, clamorosi, che appartengono all'ordinamento non soltanto sportivo, perché l'istituto della plusvalenza gode di una libertà interpretativa troppo ampia, forse, ma lo dico dal basso delle mie competenze nel settore, è arrivato il momento di creare qualcosa ad arte, un tavolo
un comitato tecnico che possa dare delle operazioni, delle valutazioni che siano il più possibile aderenti alla realtà e che non sfuggano alle maglie della giustizia e che soprattutto non inducano a fare magheggi che sono assolutamente fuori controllo. Poi tutto quello che accadrà lo verificheremo, spero nel breve tempo possibile, però ecco. Beh, sappiamo che insomma la giustizia, quella ordinaria, dei tempi che diciamo per niente collimano, no? E sono. E quella sportiva ne ha altri invece, esatto, che a volte tendono, come dire, a soffocare o ad accelerare certi processi. Bisognerebbe trovare una via di mezzo, ma bisognerebbe che il mondo del calcio lo faccia in fretta senza dimenticare che altre cose sono accadute. Cioè, del caso D'Onofrio quasi non si parla più. Che è una cosa clamorosa, che è lo scandalo più clamoroso di tutti, che è lì sullo sfondo e per il quale non si è dimesso nessuno. Una cosa incredibile. No, ma mi pare che sia un istituto che sfugga a certi principi etici del nostro paese, soprattutto ho appena visto che Oliver Bierhoff si è dimesso perché la Germania ha avuto un destino insomma, abbastanza inglorioso nel mondiale. Pensa un po'. In Italia c'è stato qualche opinionista che invece ha addirittura esaltato la capacità di dare un senso e ancora un ciclo alla nazionale. Mi sarebbe piaciuto che qualcuno si mettesse in discussione, ma non succede. Non che le dimissioni risolvano i problemi, almeno questo mi risulta, un gesto di dignità, cioè proprio per. No, ma almeno un dibattito sulle cose che accadono. Una discussione che fosse profonda, seria, che potesse avere dei capisaldi su cui andarsi a appoggiare, anche delle contestazioni stesse al sistema. Io non sto dicendo che doveva dimettersi Mancini, sto dicendo altro, che abbiamo accettato l'esclusione dal mondiale, il secondo consecutivo, come se fosse stato deciso dal destino. Io ci metto dentro i due rigori sbagliati da Jorginho, anche quelli, però quelli appartengono al calcio e quindi al rischio che comporta l'esecuzione di un calcio di rigore, ma ci sono altre cose che non sono accadute e che probabilmente delle quali non si è proprio assolutamente parlato. Senti Antonio, non so se abbiamo ancora tempo per le telefonate, perché siamo dilungati noi con i nostri discorsi. Allora facciamo così, ti giro qualche messaggio che intanto era arrivato, mi scuso con gli amici che nel frattempo mi fa segno Soriani, avevano chiamato, ma non ce la facciamo perché sono già le 13:57. Allora Gino, una raffica, Gino D'Aversa scrive delle cose, poi ti chiede, lui ha una convinzione che se De Laurentiis prende che sia al posto di Demme, secondo lui non ci prendono più. Quindi doppia domanda, il Napoli può prendere che sì e a gennaio? Secondo me il mercato di gennaio non scatenerà alcun tipo d'appetito e nel caso in cui parta Demme sì, qualcosa succederà. Non credo possa accadere con Kessie, ma magari mi sbaglio, a meno che il Barcellona non dia il suo sostanzioso contributo. Il Napoli ha una politica dalla quale non deroga e fa bene. Allora, legandosi al discorso che abbiamo fatto prima, tu non eri collegato a un discorso ampio sui campioni in questo momento del calcio, più che campioni fuori classe, quindi Mbappé, Haaland, ti chiede l'amico Marco se Kvaratskhelia secondo te appartiene a questa categoria di calciatori. Sì, appartiene a questa categoria. Appartiene con diritto a questa categoria, fermo restando che se hai 21 anni e se al primo anno di impatto con il grande calcio altre risposte devi dare. Ah, l'amico ci mette dentro anche Neymar, che non abbiamo proprio nominato nella nostra chiacchierata. Sbagliando. Certo. No, ma è chiaro che te l'hai dimenticato, per l'amor di Dio. Certo. Non scherziamo. Ma chi c'è in questa categoria di supercampioni? Haaland, Mbappé, Kvaratskhelia, Neymar? Chi ci metti dentro? Ma ce ne sono, poi rischi magari di dimenticare e fare una figuraccia. A me piace molto Son, io credo che sia un giocatore universale, un giocatore spaziale
però se devi rimanere sui giovani, come fai a non citare Bellingham o Foden? Ah, fantastico. Cioè, fantastico, per l'età che c'ha, sì. Poi no, ma è Gavi e Pedri, di cosa parliamo? Cioè, io sono molto come dire intrigato dall'idea che alle 4 giochi la Spagna, che gioca un calcio meraviglioso. Ho il sospetto che non arrivi in finale, perché mi sembra che la Francia sono nello stesso lato. Sì, sì, sono sulla Francia, sul lato destro, c'è cioè Inghilterra, sì. Francia e poi la vincente delle partite di oggi. La Francia sia più forte. Se pensate che i giocatori che mancano alla Francia, i giocatori che giocano alla Francia e i giocatori che non giocano nella Francia, che ci fanno tre nazionali e hanno delle generazioni che si incrociano e si avvicinano, uscirà Giroud e comparirà Mbappé e in mezzo al campo hanno i ragazzini che possono essere i miei nipoti più o meno, e forse anche i tuoi. Quindi credo che quella sia una nazionale prossima alla perfezione, poi magari non vince, pazienza, può succedere, però e comunque a 19 anni c'è Gavi e Pedri. Pazzesco. Senti, l'amico Carlo invece ti fa una doppia domanda anche lui, vuole sapere se Demme andrà via a tuo avviso a gennaio e se Hamsik diventerà a fine carriera un dirigente, dice lui finalmente un ex giocatore dirigente del Napoli, accadrà? Chiamate De Laurentiis. Com'è? Chiamate De Laurentiis? No, non lo so, credo che il mercato del Napoli sia complicato e su Demme è una valutazione che deve fare il giocatore, cioè se restare dentro una squadra che da gennaio in poi giocherà ogni 4 giorni, non si fermeranno mai, e che quindi avrà il suo spazio, dovrà ritagliarselo, conquistarlo. Io fossi lui non me ne andrei. Ma è tutto così bello, ma assolutamente. Perché andare a rischiare altrove in lotta per l'Europa League? No, ma perché poi quella cosa, se succede, come il diamante per sempre, sei d'accordo? No, ma come la pubblicità dei diamanti, sì, devi stare qui a vivertela, devi rischiare anche di essere protagonista marginale, ma devi assaporare il senso di qualcosa che possa accadere o no e che può diventare storia. E quanto riguarda Hamsik sarebbe veramente la figura ideale, un ragazzo straordinario, un uomo straordinario oramai, che ha legato la sua vita a Napoli, che ha dei sentimenti veri e poi è politicamente corretto, non aspettatevi mai qualcosa di travolgente dal punto di vista mediatico, ma non ci servono le cose travolgenti, ma a noi ci servono le persone, a noi intendo dire a me, a te, a noi uomini, ecco, a noi persone, mi permetto di dire per bene, serve gente per bene, serve purezza, quando si incarna la purezza. È vero. Antonio, grazie, ti lasciamo chissà quale pranzo luculliano che... Non ti ho ancora maledetto, ma la pasta e fagioli sul tavolo. Vabbè, ma quella è un po' azzeccata, un po' riposata, no, è meglio. Proprio per questo non ti ho maledetto. sei un grande, goditela tutta, ti leggiamo sul Corriere dello Sport, intanto un abbraccio a te, grazie Antonio. Domani faccio una sorpresa ai lettori, ma non te la dico. Aspetta, che cosa? Mercati, dimmi almeno argomento. No, mondiale no. Leviamo il mondiale di mezzo. È mondiale? No, l'intervista a un personaggio del recente passato, ma non posso dire chi. E allora, Corriere dello Sport, Antonio Giordano, intervistone a leggere tutto d'un fiato. Buona pasta e fagioli, caro Antonio. Intanto. Grazie Antonio Giordano, a voi tutti per l'attenzione. Lo Sport torna su Marte stasera dalle 20 alle 21 con Sarnataro. Saluti a Soriano, salutato, ora mi offre il caffè, ne sono sicuro. Vi lascio in compagnia di Gigio Rosa e Marta Martinez. Da Alessandro è tutto, ciao!